Ebbene, buonasera e ben ritrovati, signore e signori, qui sul canale di PG Esports, ad accompagnarvi di nuovo al mio fianco, Ace Roxas. Qui siamo pronti su quella che è la finale, finalmente, del Road to PG Nuts Staff Rumble. Una lunga cavalcata questa. Siamo arrivati alla fine di questo torneo. Manca soltanto da decretare il vincitore. Oh sì. L'iniziativa è stata sicuramente molto interessante perché è stata una sorta di riscaldamento in previsione dei PG Nationals che stanno appunto per ripartire e l'abbiamo fatto, credo, divertendoci un po' tutti quanti perché tra pic estremamente esotici, e su questo tra un attimo tornerò perché voglio far notare una cosa, e tra banter tra le squadre, tra meme su Twitter. C'è stato veramente quello che secondo me è l'essenza dell'esport italiano. È vero che stiamo ancora facendo strada, è vero che abbiamo ancora da recuperare, ma siamo sicuramente delle brave persone. Volevo tornare un attimo appunto sul discorso dei team e sui pick esotici. Cyberground finora estremamente convincenti. Lisk con quella Miss Fortune è stato veramente on point e quel Sylas ci ha fatto sognare sia ieri che oggi. Vedremo come se la caveranno però contro questi Outplayed che sono stati dalla loro altrettanto convincenti. Quello che mi premeva sottolineare per un attimo è che ricordiamo che ci troviamo su server live, Vero? ma non abbiamo ancora rivisto una Soraka in corsia superiore nonostante i recentissimi buff. E meno male, meno male. Sicuramente. Io fortunatamente adesso, tanto ci sarà Wunder a spammarcelo per noi, ma detto questo, sì, effettivamente stando sul server live ci sono anche diverse configurazioni che possiamo vedere, soprattutto a differenza di quello che sono state le ultime scene competitive, al di là poi anche del valore stesso competitivo, mi viene da pensare anche a prima ancora con o meglio l'European Master, c'è stato anche l'Amazon University Esports di League of Legends, quindi dove è stata l'ultima vera apparizione a livello di insomma meta, anche se lì già eravamo sul server live. Però a livello di spicy pick e pick anche molto di casa, di parte, me ne aspettavo forse un po' di più all'interno di questo Road to PG Nuts. E mi piace perché comunque, l'hai detto, è una competizione che volge, strizza l'occhio un po' a una baruffa, una rambola a tutti gli effetti, come dice il titolo, ma è sempre League of Legends, è sempre quella competizione che ti dice sì, è vero, siamo nel fango, ma io la voglio vincere questa partita. Questo ti porta comunque a un po' tryhardare, che è quello che ci piace. Adesso vedremo infatti perché i Cyberground, così come gli Outplayed, hanno messo in campo delle giocate pazzesche. Sicuramente sì, e senza ulteriori indugi ci tuffiamo direttamente nella selezione dei campioni con gli Outplayed dal blue side e invece i Cyberground nel red side. Vediamo subito la fuoriuscita di Yuumi da quest'altra partita. Evidentemente quell'unica apparizione in combinazione con Masteria è stata abbastanza per far capire a tutti i team che forse non è proprio il caso di tenerla nei giochi. Sì, Yuumi sta tornando, o meglio, è già tornata. E piano piano, da quando poi abbiamo abbandonato un po' quel supporto che, tra l'altro, se ti ricordi, era entrato in maniera molto timida all'interno del competitivo e del meta. Le sue prime apparizioni non hanno neanche sortito l'effetto desiderato. Poi, con quell'apparizione al suo fianco Garen in corsa inferiore, poi sempre più opprimente all'interno delle composizioni, con tutte quelle sue cure, l'epilogo, è diventato poi un punto cardine. Adesso scomparsa, ora ritorna ed è già terrore. Adesso ritorna, sì, e l'hai detto bene, è proprio un terrore che si va a mischiare all'essere carino di questo personaggio, all'essere un gattino apparentemente inoffensivo, ma che invece può veramente lasciare le sue impronte sul match. Tornando a noi, vediamo il ban di Elise Xerath da parte dei Cyberground Gaming, quindi per quello Xerath c'è veramente il terrore, e lo stesso discorso vale per quella Elise, perché sono stati entrambi bannati anche nel game precedente da parte degli avversari degli Outplayed. Mentre per gli Outplayed stessi vediamo il ban di Niko e di Renekton. Molto molto interessante. Quindi si va a rimuovere anche un top laner immediatamente per quanto riguarda gli Outplayed. E c'è Lulu, il ban di Lulu. Non vogliono ritrovarsi i Cyberground contro quella Vayne Lulu che ha fruttato tanto agli Outplayed nella partita che abbiamo appena visto. Sì, devo essere sincero, però
A meno che non fosse un power pick o un jolly pick da parte di Outplayed, io un pensierino sullo Xin Zhao di Ponti ce lo farei. C'è da dire che comunque è uno Xin Zhao. Questo vuol dire che si può gestire, soprattutto l'early game, perché se gestisci l'early game di Xin Zhao hai un po' fatto l'80% del tuo lavoro. Quindi bisognerà anche vedere un po' le intenzioni di Cyberground, così come anche quelle di Outplayed, che ripeto, poteva anche essere un jolly pick del momento contro i Samsung Monsters per quella sorta di flex contro Andol. Questo sicuramente, però nel frattempo vediamo delle scelte molto diverse da quelle che Oh! abbiamo visto finora. Esattamente, vediamo un Nautilus da parte degli Outplayed, vedremo dove andrà a collocarsi. Ora un Rammus, ma dalla parte dei Cyberground Gaming torna Aatrox e rivediamo Evelynn. Da quanto tempo Evelynn manca su dei palcoscenici live, in ogni caso, perché appunto non possiamo dire competitivi. Ma sicuramente ci mancava, ci mancava, ci mancava, ci mancava per via di tutte le sue giocate, di come può costruirsi le sue giocate. E nel mentre arriverà anche Ezreal nelle mani degli Outplayed, potrebbe essere nella stessa corsia di quel Nautilus, troppo presto per dirlo, però potrebbe essere una scelta. Quindi anche qui troviamo sicuramente due enormi e massicci muri di carne molto solidi, che sono Nautilus e Rammus. È un Ezreal, ma ecco la Vayne dei Cyberground. Quindi non volevano semplicemente non ritrovarsela contro, volevano sceglierla loro. Eh già, adesso Vayne nelle mani di Cyberground, abbiamo visto cosa è successo nelle mani di Outplayed. C'è comunque adesso un Ezreal come risposta, quindi sicuramente qualcosa di diverso. Nautilus per gli stessi Outplayed, così come Rammus. È già un trittico interessante perché poni comunque già due frontline per il tuo team. Sì, di sicuro. Come prima hai deciso e hai preferito metterti, diciamo, in sicurezza con questi due pick. Dall'altro lato, invece, dal lato dei Cyberground, non vediamo ancora dei veri e propri tank, a meno di voler considerare quell'Aatrox come tale, ma tenderei a non farlo, sinceramente. Ma nonostante tutto, i Cyberground vanno a rispondere al ban di Ekko con i ban di Jax e di Malzahar, quindi sono ancora spaventati da quell'enorme quantità di crowd control che Malzahar è in grado di mettere in campo, di quel DPS, di quel burn tipici di un campione del genere. E ci saluta Bard. Ci saluta Bard, quindi un altro support che viene tolto ai Cyberground Gaming, che adesso, diciamo, hanno qualche scelta in meno. E quello è un oversu Taric. Eddie, quello è un oversu Oh Taric. sì, quello è l'oversu Taric che viene confermato. Taric, che tra l'altro ricordiamo all'interno proprio dell'Amazon University Esports, ha seminato anch'esso il terrore con la sua radianza cosmica. Quei save all'ultimo, donati dalla stessa Suprema, saranno linfa vitale per questa stessa Vayne. Nel mentre, e questa volta devo ammetterlo, non me ne sono accorto io, ma dalla regia o comunque da altre fonti mi giunge noto quindi che a questo giro gli Outplayed, continuando sulla wave vibrante dei loro ban, hanno formato la parola Bernie. E questo perché effettivamente, a quanto pare, Nautilus è uno dei suoi pick maggiore, di maggior resilienza e abilità meccanica. Quindi vedremo Bernie se ci saprà deliziare. Da quanto pare il team crede ciecamente, lui confida. Non fatelo, non fatelo, non fatelo. Quell'over, non fatelo. Sarebbe Non divertente, ma fatelo, adesso ragazzi. vediamo. Vediamo perché è un over particolare e potrebbe addirittura essere confermato. Alla fine, però, Ed sarà era Annie. solo un over, era Era solo un solo un over. over. Quindi vedremo molto probabilmente questa Annie in corsia centrale che andrà a matchare questo Veigar che nel Sì. frattempo era arrivato da parte degli Outplayed e che ci eravamo persi nel mio flusso di coscienza. E di conseguenza, ecco, ci troviamo davanti a una corsia superiore abbastanza classica, Urgot contro Molto Aatrox. classica. L'abbiamo vista diverse volte ed è, diciamo, anche abbastanza alla pari se vogliamo vederla in questi termini. Per quanto riguarda la giungla, invece, c'è una differenza abissale perché abbiamo un tank contro un assassino. Quel tank ti può correre dietro a velocità spropositate, mentre quella Evelynn, a meno di non entrare nel suo campo visivo, rimarrà invisibile. Per quanto riguarda Veigar contro Annie, è un matchup abbastanza standard. Entrambi campioni sprovvisti di un escape ed entrambi ad alto danno, ad alto DPS, specialmente quel Veigar grazie alla sua ulti. E per la corsia inferiore, perdonatemi,
quella vein siamo appunto rientriamo nello stesso discorso di prima. Chiaramente sarà più semplice per lei andare a incidere nelle fasi successive della partita, quindi nella transizione dal mid to late game. Sicuramente se quell'Ezreal non avrà fatto suo, non avrà fatta sua invece la transizione da early a mid game, potremmo vederne delle belle. Sì, questo è vero. C'è anche da considerare comunque che per quanto riguarda gli outplayed, così come anche i cyber ground, il piano di gioco è molto semplice. Ovviamente riuscire a dare le giuste risorse ai loro di carry e appoggiarsi però a quello che più che i jungler direi top laner, perché ambedue vogliono entrare nel vivo del team fight, vogliono carburare, vogliono piano piano mettere a segno i loro colpi, così come Aatrox, così come Urgot. Quindi potrebbe esserci una concentrazione forse maggiore da parte di un Rammus per gli outplayed, perché Evelynn, Urgot, a meno che Aatrox non abbia già un vantaggio iniziale sul trade, non lo so quanta volontà abbia, se poi tra l'altro sta già iniziando a ottimizzare. Vorrei vedere questa Evelynn magari proprio cercare invece quei last hit, quelle supreme su un Veigar. Sì, sarebbe sicuramente un Doubt Death, no? Ci scambiamo delle supreme assolutamente overpower, di conseguenza Veigar con una R neanche a skill shot, quindi proprio punta e clicca nella maniera più semplice possibile, con il punta che ricopre una parte così piccola del gioco, e una Evelynn invece che con quella ulti ha delle quantità di danno inaudite dopo i vari oggetti che andrà a costruire, presumibilmente Lichbane, e vedremo cosa andrà appunto ad aggiungerci. Sono comunque delle mosse particolari, e sicuramente non farà piacere a nessuno dei due team avere l'altra contro di sé. Mi permetto di dire, tornando un attimo ai team, che mi sembra di più che si stia prospettando una partita di solo Q piuttosto che di competitivo. Perché? Perché questi due team, è vero che abbiamo visto dei pick molto in meta e che soprattutto abbiamo visto anche entrare in campo nei palcoscenici competitivi maggiori del mondo, come Aatrox e Urgot e Taric soprattutto, di cui abbiamo parlato poco fa, ma per quanto riguarda il resto delle composizioni mancano quei collegamenti tra questi champion che gli possano permettere di arrivare a un macro game che può essere quello dei team competitivi. Quindi sarà sicuramente divertente vedere come le due squadre si distenderanno sulla mappa, dove cercheranno di andare a prendere priorità per garantirsi i relativi obiettivi, quindi nella corsia inferiore se si vuole puntare sui draghi, nella corsia superiore per puntare quelle due volte che è disponibile sul Rift Herald, e sicuramente sarà molto 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 interessante. Ma non sottovalutiamo che la presenza di quella Evelynn, contrariamente a quanto visto per Rammus, sarà pressoché inutile nei primi livelli e nelle prime fasi della partita, perché fino al 6, fino al raggiungimento dell'invisibilità e dell'acquisizione della ultimate, della R da parte di Evelynn, sarà molto difficile per la stessa andare a incidere particolarmente sulle sorti della partita. Questo è vero, potrebbe addirittura verificarsi un momento in cui vediamo magari un Rammus andare a invadere giungla, forte comunque anche di quelle resistenze iniziali, e come dicevi tu, un Evelynn senza quel livello 6, senza quella suprema, senza neanche quegli oggetti che gli permettono di carburare, e difficilmente comunque carburerà contro un Rammus, perché gli basta una corazza, e per quella che è l'itemizzazione stessa di un Evelynn, arriverà tardi ad avere degli oggetti da penetrazione pura come un bastone del vuoto, oltre ovviamente calzare del mago. Quindi su Rammus non sarà facile il controllo della propria giungla né il confronto con lo stesso Rammus, e infatti io voglio che sia su questo che gli outplayed cerchino di marchiare ancora una volta. Come prima Shin Zhao, adesso Rammus può essere un'ottima chiave di lettura e di volta per il team. Mi aspetto di vedere proprio una cosa del genere, perché dalla parte dei Cyberground troviamo questo pick di Evelynn che deve essere attivato, diciamo così, ha bisogno di un'attivazione per poter cominciare a funzionare. Questa attivazione non può arrivare se le fasi iniziali di partita diventano scomode, e mi aspetto che gli outplayed siano bravi ad utilizzare una tattica identica a quella che avrebbero dovuto invece utilizzare poco fa i Morningstars per andare a metterli in difficoltà, counter junglandogli tutto il possibile contro quello Xin Zhao, che sarebbe diventato praticamente un minion.
e farsi forza proprio di questo. E signori, finalmente ci siamo! Pronti ad approdare sulla landa degli evocatori per quella che è la finale del Road to Pigeonhats! Staff Rumble, gli Outplay della Tumblr Side contro i Cyberground Gaming, la Torred Side. Vediamo subito gli outplayed che tentano l'engage, forti chiaramente del grab di Nautilus, ma si rendono conto che non c'è niente da guadagnare perché quella Evelynn, assieme alla sua botlane, sta coprendo il suo blue buff perché verosimilmente starterà da lì. E invece quell'Aatrox era semplicemente nascosto lì nel bush cercando di prendere delle informazioni. E questa ward nel river potrà essere scomoda per il jungler degli outplayed nei primi momenti della partita. Un setup credo abbastanza tipico, se vogliamo, con una Evelynn che parte. Anzi, entrambi i jungler adesso vediamo che vogliono partire dal blue buff, quindi con Urgot dalla parte degli outplay, della botlane da parte dei Cyberground, che andranno ad aiutare i loro compagni che vanno ad agire nella selva oscura che tanto amiamo. E poi appunto vedremo se andranno per full clear, cosa un po' difficile per Evelynn, un po' più semplice per Rammus, o comunque vedremo quale road decideranno di seguire come Sì, jungler. parlando di difficoltà, un Taric senza oggetti è un grado elevato, è un hard mod in corsia. Qui però, Yikes. per l'appunto, ne approfittano. Lisca subito sotto aggressione con quell'ustione su di lui. Lo porteranno comunque quasi in fin di vita. Ma questo vuol dire che entrambi della duo bot dovranno in qualche modo o abbandonare i minion o rimanere, ma rischiare addirittura un early dive. E questo è disastroso Già. da parte dei Cyberground Gaming, perché entrambi i membri della corsia inferiore sono stati costretti a recollare nella prima wave. Questo, se guardiamo un attimo la minimappa, ci denota immediatamente un push fortissimo da parte di Stonger e di Pencil con Ezreal e Oh Nautilus, sì, infatti ma vediamo già. soprattutto. Sì, soprattutto la difficoltà sarà quella di recuperare la exp persa da parte di Dragoist con quel suo Taric. Era passato in sordina il fatto che non avesse comprato degli oggetti, magari trollando intenzionalmente, avendolo fatto apposta o non avendolo fatto apposta. Chissà questi in Cyberground Gaming cosa ci vorranno regalare. Fatto sta che per quel Taric ora sarà molto difficile tenere testa ai suoi nemici, e infatti quell'Ezreal ha già quasi il doppio della farm di Vayne. Anche perché, parliamoci chiaro, Ace, da parte di Cyberground, quella radianza cosmica è un po' il motore, la parte che serve, la parte mancante che serve poi per mettere in moto tutta la macchina dei Cyberground. Però la radianza cosmica è vitale per Vayne, come per Annie, come per lo stesso Aatrox. E il fatto che adesso Dragoist passerà comunque i suoi primi livelli, sicuramente in svantaggio, renderà anche difficile le prese degli obiettivi come quelli del drago. Sicuramente sì, la formazione dei Cyberground Gaming urla. Forzano già il flash, ma non importa. Ponti aggressivo trova il primo taunt su Dragoist. Questo però dà comunque modo a Lisk trovare un ottimo dardo argentato. E intanto però in corsia superiore. Raisi, La facile. solo kill da parte di Aatrox su quell'Urgot. Quindi cominciano da subito le prime scaramucce. Come ti dicevo poco fa, attenzione. Arriva il grab, aia. Wow! Mio Dio! E qui un grave errore, un passo falso che regala questo giro l'uccisione. Sì, nelle mani di Pencil, ma poco importa. È comunque sia un altro fattore che ti va a mettere in vantaggio sulla corsia inferiore nemica, perché adesso quella Vayne è in base, sta tornando adesso in corsia e quell'Ezreal sarà libero di free farmare ancora di più. Siamo sempre a quasi il doppio dei creep di Ezreal ai danni di Vayne, ma quello che stavo cercando di dire prima che queste due squadre decidessero di regalarci questi splendidi spunti, era che la composizione dei Cyberground Gaming grida al teamfight. I Cyberground Gaming vogliono e devono fightare. Gli engage con quella Annie, gli engage con quel Taric, i pick con quella Evelynn e soprattutto quella Vayne che abbiamo visto poco fa essere in grado di essere veramente distruttiva nelle fasi avanzate dell'incontro, con quel Taric e con la sua radianza cosmica, si troveranno sicuramente a loro agio e sarà probabilmente la loro condizione di vittoria. Non sto dicendo che vinceranno, per carità,
Ma se proprio devo andare ad individuare una win condition da parte dei Cyberground, ti direi proprio che è questa. Sono proprio dei bait and fight congegnati come si deve. Attenzione, con Annie ha già il 6, mentre Veigar non ancora. Ora però è arrivato il livello 6, sta arrivando anche Patchil! L'ancora della vita, il flash con l'immobilizzamento, l'ultimo colpo nonostante l'ustione, a poco serve! Starà Ma comunque un'altra Pensil a chi. ottenere, esatto, la seconda Esatto. uccisione per lui. Un'altra kill su Pencil. Bisogna cominciare a stare attenti a questo. Bisogna cominciare a stare attenti perché queste risorse, sia l'uccisione su Ezreal che quella su Veigar, sarebbero state fondamentali. Non Corsia riusciamo. superiore invece, il flash da parte di Raze. Passa e avanza adesso per aggredire lo stesso Ponti, forte di quel distruttore di mondi. I suoi danni si accumulano. Ponti cerca di destreggiarsi, ma è doppia uccisione ed è un 3-0 con soltanto un martello di Caulfield. E dopo il 3-0 anche i 300 gol d'Italia che si vanno ora ad instaurare. Quello lì è un Aatrox 3-0 a 6 minuti e mezzo della partita. E sembrerebbe che i Cyberground Gaming vogliano a tutti i costi questo drago infernale, che può essere estremamente utile a tutti loro, sebbene appunto in singola copia, e lo ottengono. Quindi primo punto verso la Soul, che scopriremo tra circa una decina di minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, ma un buff enorme per queste fasi iniziali di partita nelle tasche dei Cyberground. Cyberground che si trovano già molto, molto, molto in vantaggio con la loro corsia superiore, salvo andare poi a soffrire leggermente su quella corsia inferiore di cui abbiamo parlato finora. Quindi questo Aatrox adesso sicuramente continuerà a far valere la sua supremazia, e qui c'è un hook che missa da parte di Nautilus, sarebbe forse stata Eh già. un'altra kill. In ogni caso, un ottimo roaming da parte di Pencil per andare a dare aggressione maggiore. Mentre intanto per Xandret e la sua Evelynn è arrivato il livello 6. Time to shine per Evelynn, finalmente è arrivato il livello 6, con questo arriva la passiva e soprattutto arriva una ultimate che con un campione del genere sarà sicuramente molto molto utile. E Però attenzione, botlane. corsia inferiore. Trovano i controlli su Dragoist, riesco comunque ancora libero con i suoi dardi argentari di poter fare quanto danno più possibile sullo stesso Pencil. Sembrerebbe che gli outplayed abbiano focussato Dragoist con Taric piuttosto che Lisk con Vayne, a giudicare dalla quantità di HP rimasta ad entrambi. Oh mio Dio, cosa stiamo vedendo in corsia Già. inferiore? Sedlight Pigeon che se la balla dopo l'utilizzo del suo Hex Flash. E intanto però in corsa E superiore ancora una volta il distruttore di mondi lo sta aspettando! L'ultimo boom! autoattacco è Raze 4-0! Per ora unico detentore col 100% di kill participation, io direi ma va! Come poterti biasimare, Eddie? Come poterti biasimare? Wow! Questo Aatrox sta veramente dettando il bello e il brutto tempo in questa partita. E Rating deve essere assolutamente contento e fiero della sua prestazione, nonostante, Ancora una ripetiamo. volta però, corsia centrale, l'incubo e Pencil in tutti i sensi, sia per Pigeon, sia per lo stesso Whoops, che si vede ancora una volta una doppia uccisione lasciata così a sé, e adesso addirittura paga dazio con il flash in risposta a quella suprema da parte di Xandret e allo suo stesso flash. Esattamente, come dicevamo poco fa, è una partita che non smette di sorprenderci e soprattutto non ci lascia spazio per respirare, per provare ad impostare dei discorsi. Ed eccoci di Una volta nuovo. però parte la suprema da parte di Pencil, lo sbarramento energetico, Dragoist costretto alla fuga in flash, così come lo stesso Lisk. Arriva la suprema, potrebbe esserci il primo Teleport. taunt, non ancora disponibile, i dardi argentati, Stonger a ottenere l'uccisione, nonostante Pencil, quel flash iracondo per cercare l'uccisione, verrà poi immolato, seppur sotto sfinimento, nelle mani di Raze, l'intervento in teletrasporto, un'uccisione interrotta, Taiya che si aggiunge, 5-0 per un Aatrox che sta diventando invadente. Provvidenziale questo teletrasporto di Aatrox per provare quantomeno a rimediare agli errori, ai grossi errori commessi da Lisk e da Dragoist, ma sembra che non sia finito qui. E invece sì. Quell'Aatrox, investendo questo teletrasporto, non solo ha permesso ai Cyberground di non cadere rovinosamente nonostante il grosso vantaggio della corsia superiore, ma ha permesso a quell'Aatrox di guadagnarsi, oltre che una kill, quindi arrivare a 5 kill, di guadagnare uno shutdown su un support che ha 3 kill, ma che di 3 kill non dovrebbe averne avuta neanche una.
Perché quel Nautilus sono due volte che lo vediamo andare in corsia centrale a dare fastidio a quella Annie, e sono due volte che lo vediamo tornare a casa con un'uccisione che sarebbe dovuta andare nelle tasche del suo mid laner, che è Veigar. E ricordiamo appunto che Veigar ha bisogno anche di poterle staccare queste uccisioni grazie alla sua Q. Sì, c'è da dire che per l'appunto non è stato uno scambio equo, perché quelle uccisioni su Nautilus, proiettato qui, viene trovato. C'è anche Xandret pronto con il primo ammagliamento, non lo trova, provocato Pidgeon da parte di Ponti. Un'ottima affronta da parte sua. E per chiudere quello che stavo per dire con questa azione che alla fine finisce con 1 di fatto, il discorso è che le uccisioni su Pencil fruttano meno della taglia che invece che è stata riscossa su Aatrox. Chiaramente sì, nonostante quell'Aatrox abbia dovuto investire una risorsa importante come il teletrasporto di cui parlavamo poco fa, quello shutdown su Pencil è stato enorme da parte sua. E andiamo a guardare per un attimo il suo inventario. In solo queue, quella build la chiameremmo la build dell'IKEA, perché ci sono tante idee, ma niente di concluso per il momento. A parte appunto i caldari di Attenzione mercurio. però, perché adesso arriva il flash. Ups, costretto alla stasi. Non ha però il flash. La gamba è stata utilizzata. L'intervento però da parte di Ponti riesce a dare a Ups, se non altro, la sua prima uccisione. E poi a Xandret il compito di rispondere e vendicare lo stesso Pigeon. Un uno per uno, ma che macello. È una partita che non smette di sorprendere, davvero. Rischiamo di sembrare dei dischi rotti a furia di ripeterlo, ma è quello che è una partita che sembra andare da una parte e dall'altra, un po' come quella di prima. Qui abbiamo visto uno scambio mid laner per mid laner, grazie a un gank e counter gank di entrambi i jungler, quindi letteralmente un mirror gank. E fortunatamente la kill questa volta è andata nelle tasche effettivamente di Veigar, che comunque sia sta riuscendo a farmare discretamente, perché 90 minion a 12 minuti e mezzo, nonostante la morte, sono abbastanza, sono sufficienti, devo dire, specialmente perché la sua diretta avversaria non ha una kill, ha un assist in meno e soprattutto ha solo 4 minion in più di lui. Ma questo Veigar, piano piano, in questo modo comincerà a setapparsi ai fini di diventare più utile nelle fasi successive dell'incontro. Riprendiamo comunque con quello che è un secondo drago, drago della montagna. Farebbe sicuramente piacere a Yotplay di riuscire a prenderselo, per quanto in coppia singola. Sono comunque statistiche difensive che si vanno ad aumentare. Parte la canalizzazione, arriva la Trott, la radianza cosmica. Per quanto ormai sia arrivato il taunt, coincide perfettamente con lo sbarramento energetico di Stonger. Arriva però l'aggressione mentre Stonger si va a concentrare. Ultimo attacco per ottenere l'uccisione su Dragoist. Ancora una volta la W potenziata. Il colpo mistico, ma sarà Pencil a ottenere l'uccisione sullo stesso Liska. Per quello che comunque è un 2-0, Outplayed trovano il vantaggio e il successo, potrebbero anche dirigersi verso il drago stesso. Potrebbero sicuramente farlo, ma non bisogna dimenticare che Xandret è ancora lì presente con la sua Vero? Evelynn ed è estremamente minaccioso, nonostante in questo momento non abbia né la ulti né lo smite, ma comunque sia meglio evitare di rischiare. Abbiamo visto in corsia superiore la riprova di quello che abbiamo detto finora. Una corsia inferiore debole dal lato dei Cyberground Gaming, che purtroppo a causa di quell'errore iniziale di un Taric, che comunque adesso si attesta sui 19 minion, ma non su molti oggetti in realtà, si trovano molto 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 in difficoltà. E soprattutto hanno attivato un Ezreal, per tornare ad utilizzare questa analogia con l'attivazione dei campioni, prima del tempo, perché io per quell'Ezreal mi sarei aspettato di vedere quella stessa schermaglia che abbiamo visto poco fa, ma tra almeno 3-4 minuti all'incirca. Invece quell'Ezreal adesso ha già finito di staccare il suo oggetto con la goccia, ha una Shin nell'inventario, ha già le scarpe. Dal canto suo quella Vayne che cos'ha? Ha quasi una lama del re in rovina? Ok, come pensi di andare a matchare quell'Ezreal? Sarà difficilissimo, specialmente considerando le enormi ricchezze invece nelle tasche di Pencil rispetto a quelle di Dragoist. Sicuramente più tankoso, sicuramente più safe, e nel frattempo ci rendiamo conto che bot c'è stata un'altra kill, Oh sì. A sempre, ed è andata nuovamente nelle mani di Pencil. quanto pare sì, un po' di Juno lo stesso Stonger. Mentre qui vediamo un 5-0 solido, già su quello che è quasi il suo primo oggetto, e addirittura componenti che portano quell'Aatrox ad essere sempre vicino anche alla danza della morte stessa. Quindi sì, un investimento su più componenti, ovviamente sarà il primo a essere richiamato. Mentre qui Pigeon, se non altro, riesce a ottenere per la prima volta la sua vendetta. Pensi era già pronto a intervenire in corsia centrale.
Il matchup è più Annie e un Nautilus che Annie Veigar. Sì, quel Nautilus, quel Pencil è veramente soffocante ai danni di questa Annie, che starà avendo sicuramente un momento. Attenzione! Ora però arriva l'aggressione, un'ottima gabbia che riesce in qualche modo a punire Pigeon. L'intervento comunque in teletrasporto sempre da parte di Razer, arriva su di lui il distruttore di mondi, ma poco serve l'uccisione comunque, forse per ustione, anzi senza forse, arriverà nelle mani di Pigeon, che finalmente otterrà quindi la sua prima uccisione. Finalmente sono arrivate delle uccisioni anche in mano a questa povera Annie, che adesso assieme a questa Evelyn, insomma... Perdonatemi, che questo Aatrox che assieme a questa Evelyn adesso porti anche del messaggero della Landa, proveranno a far pressione sulla corsia centrale, ma è un messaggero che personalmente non mi fa impazzire. E perché questo? Perché sì, per forza di cose è stato ottenuto già dopo il 14° minuto, di conseguenza già dopo la caduta delle placcature. Quindi questo utilizzo non si rifletterà in un vantaggio in oro ulteriore dato proprio dall'ottenimento di queste risorse così importanti nelle fasi iniziali della partita. Ma sarebbe, avrebbero potuto usarlo magari su quella corsia inferiore per cercare di dare un po' di respiro a quelli Vayne e Taric che tanto stanno faticando in questo early. E infatti, ed eccolo qua, la corsia inferiore, convergono i quattro membri del Cyberground e facilmente chiudono su uno Stog ormai privo di opzione di movimento tra lo spostamento arcano e lo stesso flash già utilizzato. Sì, sicuramente. Finalmente si sono resi conto che... Attenzione a questo Nautilus. Ancora una volta, corsia centrale per Pencil, vita di certo non semplice. Ren si lancia in avanti, così come anche Zandret, facendo l'ammenamento e così l'uccisione. Wow. I Cyberground hanno messo l'acceleratore al massimo. La quinta e vanno a tavoletta. Sembra essere arrivato, per fare un parallelismo con gli LEC, quel momento di quando giocano i G2. Li vedi magari faticare un pochettino, almeno su determinate corsie. Io ti invito magari... semplicemente a vedere quanti flash in questa azione bot to top sono riusciti a prendere. E allora sono stato perfetto nel paragonarli ai G2, esatto. No? Quindi è stato un paragone assolutamente corretto. E, però ecco, sembra arrivato quel momento in cui i loro campioni e i loro player hanno detto: beh ragazzi, siamo arrivati ad avere una discreta quantità di risorse. Non lo sappiamo, ma i caster sanno che abbiamo 3000 unità di vantaggio sui nostri diretti avversari, perché non proviamo a far finalmente valere e a vedere che cosa abbiamo effettivamente in mano per provare a forzare anche nei minuti successivi? Questo è stato, e adesso i Cyberground si ritrovano sempre con una torre di vantaggio in corsia inferiore, quindi quello che io auspicavo precedentemente si è andato a verificare, questa, diciamo, diminuzione di pressione. Attenzione qui Aatrox. Stai attento, perché qui di pressione se ne va a aggiungere, arriva comunque... La risposta a parte di Dark Barry, purtroppo per lui la Suprema non va a segno. Potrebbe comunque esserci finalmente anche l'arrivo da parte di Ponti. E la serie interrotta, però finirà nelle mani di Pencil. No. Pencil, vai full AP a questo punto, amico mio, perché quelle 6 uccisioni sono sprecate. Pencil, cosa stai facendo? Ti prego, ricordati che sei un support. Ti prego, ricordati che stai giocando un Nautilus. Quello shutdown così consistente su Aatrox sarebbe stato d'oro nelle mani di quell'Urgot. Avresti potuto ridargli un minimo di, non dico di vantaggio, perché ormai è talmente indietro rispetto ad Aatrox. Ma qui il corso inferiore, radianza cosmica, potrebbe esserci subito la Suprema da parte dello stesso Pencil, con lo sbarramento energetico, l'arrivo anche da parte di Whoops. Arriverà la Suprema, la cometa per poco, invece sì, riuscirà grazie alla bruciatura, allo scorcio da parte di Whoop stesso nel suo ramo talenti a ottenere quel tick che bastava, era cifra singola sicuramente nella barra degli HP di Lisk, e questo gli ha dato comunque il vantaggio, anche perché con quella velocità di movimento, col flash, con la IAL, se non altro Lisk aveva quella move and speed che è riuscita a evitare la cometa, sì, ma non il resto del ramo talenti. Pensi l'ingaggio, è un ingaggio quasi scelerato, aggressivo, arriva comunque Ponti. C'è un teletrasporto di richiamo, intanto però qui Razer ha chiuso facilmente l'uccisione, ottima la risposta da parte di Ponti, dello stesso Whoops, sull'arrivo di Zandret.
Ora con lo stesso Stonger si lancia in avanti, Ponti in pericolo, non deve morire. Arriverà infine la Gabby, i danni iniziano ad aggiungersi, Pigeon però sul flank, gli ultimi danni potrebbero bastare, Stonger, uccisione mentre Vups è in fin di vita. L'arsacchiato di Annie riuscirà a tenere la serie interrotta. Intervento adesso da parte di Ponti, potrebbe esserci il reengage, lo stordimento, i danni su Dark Bernie si iniziano ad aggiungere. Canalizzazione, arriva anche Taric, tornato e redivivo, un'altra uccisione, ma cosa sta succedendo? Ore di combattimenti, Pigeon finalmente si ritirerà e questo arresterà l'intero fight. Sta succedendo che un po' come succede a noi quando andiamo a giocare in solo queue, i team hanno deciso di lanciarsi in faccia ai team nemici uno per volta. E questo è il risultato di quest'azione, una gold lead che si va assolutamente assottigliando. Sebbene rimanga comunque in favore dei Cyberground Gaming, ma c'è un drago in esecuzione da parte degli stessi Cyberground ed è un drago dell'oceano. Sappiamo già che questa qui è una mappa dell'oceano, una mappa appunto oceanica, di conseguenza la Soul sarà di questo stesso elemento. E sei assolutamente intenzionato con un team del genere, specialmente con Aatrox e Vayne, ad andare a guadagnarti questo Soul, quest'anima. Nella maniera più veloce possibile, perché quell'Aatrox e quella Vayne beneficiano così bene di HP e mana regen. È assolutamente una condizione di vittoria E arrivare a guarda questo allora punto. Pigeon, inutile il flash, arriva la provocazione più lo stun, a poco serve, sei interrotto dalle mani di Whoops. Ho capito poco la scelta di Dragoist con Taric di rimanere sotto torre, letteralmente a guardare il suo avversario, il suo compagno di squadra morire. Probabilmente si era già avveduto dell'imminente, insomma, arrivo di altri I nemici e danni però quindi. adesso su Dark Bernie, fortunatamente per lui la torre sta arrivando. Suprema che va a vuoto da parte dello stesso Bernie, l'intervento ancora una volta del trittico, i danni però si iniziano a concentrare, potrebbe essere uccisione se non fosse per quella Suprema di Pencil, salva la vita per Bernie. L'arrivo anche di Stonger, questa volta Raze, ancora una volta in un 3 contro 1, distrugge tutti ma ogni volta c'è qualcuno pronto a dare manforte e nonostante la rigenerazione sarà Pencil, otterrà l'uccisione, basta Pencil! 7-3 questo Rautus, ti prego vai full AP, vai full AP a questo punto, lo voglio full AP, ma in ogni caso Raze bro sta giocando col fuoco perché lui attualmente è colui che detiene il potere maggiore dei Cyberground Gaming e ogni volta si espone. Trova sempre le barre a livello di decine degli HP per quelli che sono comunque superstiti, mentre lui dal canto suo sono già tre morti così. TP da parte di Annie è particolare perché ha deciso, attenzione, il counter engage. Arriva lo sbarramento energetico, il flash da parte di Pencil. Pencil vuole quell'uccisione, l'ancora non va a segno. Ripeto, non ho compreso questo teletrasporto da parte di Annie. Probabilmente doveva utilizzarlo per via dell'Unsealed Spellbook, ma è stato letteralmente un suicidio. Quindi perché? È andata letteralmente a teletrasportarsi nella giungla profonda dei suoi avversari con pochissima visione, soltanto la ward che aveva lei, sapendo che ce n'erano due di avversari che stavano recollando proprio in quel momento. Ma torniamo per un attimo a questo Aatrox. Ha fatto un 1v4 per più di 30 secondi, ragazzi. Questo Aatrox ha 7 uccisioni, 2 oggetti completi, quasi 3, più le scarpe, e può già fare tutto questo senza l'aiuto dei suoi compagni di squadra e specialmente di quel Taric di cui tanto abbiamo discusso all'inizio della partita. Questo Aatrox, quando verranno triggerati dei teamfight nelle fasi successive della partita, quindi anche a 5 minuti da qui, non di più, farà la differenza. E farà la differenza assieme a una Vayne che per quel momento Mio sarà sicura. Dio, Whoops! Implode È un altro mago. Pigeon. Poco serviva adesso però l'inserimento su Pencil. Riuscirà grazie alla stessa Anchor ad avere una via di fuga ottimale. Poi Suprema vorrebbero il reengage sullo stesso Aatrox. I suoi danni di HP sono infimi. Il Veigar a danno. Quel Oh sì. Veigar ha molto danno, quei due oggetti più le scarpe da penetrazione armatura e quel pizzico di resistenza magica che si è fatto grazie al Banshee's Veil, al velo della Banshee, gli hanno fruttato un'uccisione di ulti. Praticamente lui ha premuto R e ha deciso che il suo avversario doveva smettere di respirare. Quindi il classico Veigar da 25 minuti, dai, lo sappiamo bene, Eddie.
Sì, è un Baker che comunque, bene o male, grazie anche ad alcune uccisioni più sul tardo minutaggio, è riuscito a ritornare alla grande in partita. Lo vediamo già con doppio getto tra Velo della Banshee, Luden, una sfera dell'oblio per incrementare la sua penetrazione magica, per quello che poi in futuro magari andrà a chiudere come Morrel Potrebbe essere un Morello Nomicon, anzi, Nomicon. sono Probabile. abbastanza convinto che sia così, perché comunque sia, lo vai a buildare per contrastare quell'Aatrox e per contrastare quella Vayne, che fanno del rubavita, specialmente quella Vayne, insomma, con quella Vayne per via della Lama del Re in rovina e quell'Aatrox per via di tutto il suo set, compresa la passiva e di quella Death Dance. Lo vai a buildare un Morello, anzi direi che è un core item. Io l'avrei probabilmente, personalmente, l'avrei forse buildato anche un po' prima, essendo comunque conscio del fatto che prima o poi tu con quell'Aatrox devi trovare comunque a rapportarti e devi trovare a, ti troverai a provare ad impedirgli di fare piazza pulita del tuo team con una Q. E quindi quel Morello che invece da parte di Evelynn è arrivato, probabilmente più che azione armatura. Vedremo come andrà appunto a risolversi, ecco. Ancora una volta però qui Raze deve fare i conti contro l'intero team degli Outplayed che si scaraventa. Certo, c'è un drago, ma a che prezzo fare da bodyguard? Arriverà certo la terza stack, Soul Point per i Cybercrown che disingaggeranno e tanto gli vale a quel punto anche il valore di quella sorta di suicidio da parte di Raze. Sì, è stato un sacrificio. Oh, brutta ancora qui da parte di Pencil. Ma è stato un sacrificio, secondo me, assolutamente, non dico necessario, ma non l'hanno fatto. Guardiamo questo fight. Pencil non rischia, così come anche i stessi Pigeon. Sanno che senza Aatrox comunque sono ancora deboli. Guarda quella Vayne, ha bisogno ancora di diverse risorse. Lo stesso Pencil, rende scherzando con quelle 7 uccisioni, ha doppio getto da armatura. Ma poco serve appena lo dico. Grazie. Parlavamo prima della maledizione del caster, no? Quindi vuoi contraddirti da solo nella stessa live? Ma no, no, assolutamente. Assolutamente no. E tra l'altro abbiamo visto questo coraggioso setup e anche start del Baron da parte degli Outplayed, probabilmente perché si aspettavano che la mancanza di Aatrox potesse in qualche modo aiutarli, ma ora sono i Cyberground che si sono portati sull'obiettivo e non c'è nessuno in zona per provare a contestarlo. Probabilmente quel Rammus andrà, ma. È tardi, non può fare niente se non fungere da spettatore a quella che è un facile ottenimento del Barone Ashura per tutti e 5 i membri. E questo riporta ancora una volta gli equilibri così vicini tra Cyberground e Outplayed. Una partita ben diversa da quella che abbiamo visto prima. Secondo me sicuramente più degna del nome di finale rispetto alla partita che abbiamo visto prima, senza nulla togliere ai team che si sono affrontati precedentemente, per carità, ma una finale si sa, di solito è quella che va a finire ai tempi supplementari o ai rigori nelle partite di calcio, è quella che fa piangere, è quella che fa ridere, e questa partita sicuramente mettendosi, diciamo, rappresentando una partita che non è affatto scontata, perché lo hai detto poco tu, l'hai detto poco fa. Le squadre stanno continuando a scambiarsi colpi su colpi e la bilancia del vantaggio in oro continua a modificare, continua ad altalenare da un lato, dall'altro, continua a favorire prima i Cyberground, poi gli Outplayed, poi di nuovo i Cyberground, poi di nuovo gli Outplayed. E non si sa dove andrà a finire questa partita perché questo Aatrox di cui tanto abbiamo tessuto le lodi finora non si sta rivelando estremamente utile come ci saremmo aspettati, almeno per via del fatto che ha collezionato tutte queste morti. Al posto che altre uccisioni. Questo è vero, in ogni caso adesso vediamo come verranno utilizzati da parte di Cyberground i favori del Barone Nashor. Vediamo comunque un 4x1 con un Aatrox che adesso torna in base. Questo sicuramente fa cedere un po' di pressione in corsa inferiore. Arriva la canalizzazione, si lanciano tutti quanti in avanti con la Suprema, lo sbarramento energetico! I primi danni su Pigeon! E il primo a morire con Zendret, costretto alla Suprema! Adesso arriva la Radianza Cosmica, ma è tardiva! E adesso ormai la frittata è fatta. Gli Outplayed hanno preso quella prima uccisione, questo arresterà l'aggressione in corsa superiore. Porta i Cyberground anche a dover stare attento a un possibile reengage, perché adesso senza quella Radianza Cosmica sono vulnerabili. Una radianza cosmica che sicuramente doveva. Oh, Adesso però attenzione! Aatrox si ringaggia, si lanciano pure in avanti. Ups, ancora una ricerca della propria Suprema. Questo pone lo stesso Raze
In aggressione con un pencil che poco può fare se non semplicemente lanciarsi in avanti, immolarsi per il proprio bene. Dark Bernie, danni che riusciranno a trovare gli stessi Underground con Raze che finalmente otterrà la sua uccisione. Paradossale, come seppur in iniziale svantaggio, i Cyberground abbiano trovato ben due uccisioni. Wow! Sono riusciti ad agire meglio in mancanza del loro mid laner per qualche motivo. E sono riusciti a trovare un'uccisione molto 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 interessante su Lisk, perché comunque sia questa Vayne finora si è vista pochissimo, ma l'abbiamo detto prima, Vayne è un campione il cui tempo di risplendere, diciamo, si va a localizzare molto in là nelle fasi della partita. Fatto sta che però nell'incontro precedente a quest'ora quella Vayne, la Vayne degli Outplayed, era già diventata enorme e invalicabile come muro proprio. E di conseguenza questa uccisione in un certo senso riequilibra questa situazione, andando a rimettere una leggera quantità di risorse nelle sue tasche, qualche minion in più, e comunque sia, Lisk può solo che essere contento di questa situazione, dato che dalla sua attenzione. Pencil sotto aggressione, troveranno l'ancora, i danni potrebbero essere ottimi, ma solo su Dragwiz il supporto, mentre tanto Zandret lo stesso! Aatrox si stanno avventando su quella che è la backline, adesso addirittura libero Lisk dalle grinfie di Pencil e Ponti. Whoop si va ad aggiungere, Pencil in fuga, con Stonger soltanto gli unici superstiti di quello che è una dominazione adesso lato Cyberground. Proprio poco fa di quella Vayne, è una Vayne che finalmente è riuscita ad attivarsi, è riuscita a trovare la sua utilità all'interno di questa composizione. La sua utilità è quella classica delle Vayne, autoattaccare e tirare giù di tutto quello che le si para davanti. Finalmente ci è riuscita e finalmente i Cyberground cominciano a giocare con un team composto da 5 persone piuttosto che un team composto da 4 o 3 addirittura. E arriva anche l'anima oceanica. Quindi adesso, ragazzi, degli Outplayed, in bocca al lupo a contrastare questi Aatrox e Vayne e anche in realtà Taric, forti di una rigenerazione di 3 draghi e di un'anima dell'oceano. Ragazzi, è distruttiva questa situazione ed è tragica per gli Outplayed. Sarà molto molto difficile per loro riuscire a combattere, a fare dei trade prolungati, sia per via della composizione dei Cyberground, che lo ricordiamo, è molto imponente, molto importante a livello di teamfight, sia che per questa rigenerazione così importante che adesso hanno trovato. Aggressione questa volta su Ponti, per quanto ci sia anche Pencil, sanno bene che adesso un teamfight sarebbe devastante per loro. Lo sanno bene, fanno bene a pensarla in questo modo. Quella Evelynn adesso è diventata molto molto forte, ma ricordiamo che la sua specialità sono quei pick fatti sui nemici fuori posizione qui e là per la mappa, e di conseguenza andare direttamente lei come frontline di un teamfight significherebbe quasi di sicuro la morte, senza riuscire a fare quasi niente praticamente. Certo, ha la ulti a disposizione che può essere utilizzata anche come via di escape qualora Evelynn si dovesse trovare in una situazione leggermente scomoda e avesse bisogno di riposizionarsi o comunque sia di darsela a gambe da una situazione scomoda in cui si è trovata, ma è stato meglio premere un attimo il freno dopo quella forte accelerata, quella brusca accelerata che avevano dato qualche minuto fa i CCG, e provare un attimo a ricompattarsi e a rischiarirsi le idee, perché comunque dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono 5 torri da parte dei Cyberground rotte nei confronti dell'unica presa dagli Outplayed, ed è una differenza estremamente importante. Questo è vero, in ogni caso adesso l'aggressione si spegne da parte dei Cyberground. Lisk è il primo a tenere l'uccisione proprio sul jungler Ponti. Pensi il paraggiunto dei dardi d'argento. Potrebbe esserci il terzo con Stonger in fin vita, ma alla fine si riuscirà a salvare nonostante Raze, a quanto pare, vuole ancora insistere. Vuole la vita di questo Ezra, arriva lo sfinimento su quest'ultimo. Potrebbe esserci addirittura la gabbia di Veigar con le Supreme. L'intervento comunque di Dragwiz grazie al proprio stun. Potrà l'uccisione su Whoops e poi l'ultimo d'attacco. Raze on fire e anche Stonger si aggiunge alla conta delle vittime. Outplay. Questi Cyberground ci stanno prendendo gusto a rendere del tutto inutile e a contraddire tutto quello che sto provando a dire questa sera, perché dopo aver detto che volevano provare a rallentare hanno forzato un fight con doppio dive nella corsia superiore.
trovando altre due uccisioni su quella vein, che adesso, avendo anche chiuso il Phantom Dancer, sarà sicuramente molto molto più problematica da gestire da per gli Outplayed, e adesso si portano su un Drake che è del tutto incontestabile da parte degli Outplayed. Questo sarà, oltre all'anima, un Baron utilissimo in una situazione come questa. Un altro drago, un altro barone, il secondo barone per i Cyberground Gaming. E questo potrebbe essere anche quello finale. Mi auguro almeno sia nelle corde di Cyberground chiudere con questo ultimo push, l'ultima tenaglia. Sicuramente sì, credo che sappiano che si trovano in una fase avanzata della partita, che data la composizione che hanno scelto è un po' casa loro, devono sentirsi a loro agio in un momento come questo, quando dalla tua parte hai un Aatrox, una Evelynn e una Vayne così grandi e l'aiuto così importante di quel Taric che abbiamo nominato già molte volte. Sanno che adesso è il momento di forzare quello che possono forzare. Già nell'ultimo team fight, qualora ci fosse stata una torre in meno in corsia superiore, probabilmente, attenzione, qui mid. Però qui trovano una facile uccisione su Dragoist, questo vuol dire niente radianza cosmica. Un attimo di tranquillità per i Cyberground. Sì, proprio come stavamo dicendo, i Cyberground devono forzare, sanno che devono farlo in questo momento, ma occhio a non fare il passo più lungo della gamba. Evidentemente questo Taric è andato ad esporsi dove non doveva, è andato ad affacciarsi in un bush con sorpresa, come ci piace dire, ed evidentemente ha trovato la morte. Solo che, appunto, hai perso il barone Nashor e l'hai perso su un membro molto importante della tua composizione, sebbene sia la corsia superiore che la corsia inferiore stiano pushando e stiano per andare a bussare alle porte della base degli Outplayed. Vediamo che comunque i Cyberground Gaming stanno molto abilmente decimando la giungla avversaria in modo tale da impedire qualsivoglia tentativo di farm da parte del Rammus di Ponti, ma qui potrebbe scattare qualcosa e invece no. Molto attenti. E invece sembra di no, sembrava che quel Rammus stesse per flancare dal river queste malcapitate Annie ed Evelynn, entrambe con il velo della Banshee, proprio per cercare di contrastare per quanto più possibile le cage, gli stun di questi Veigar e, perché no, anche la sua ulti se si è fortunati. Di conseguenza, ecco, in questo momento della partita ci troviamo in un do or die, secondo me. Arrivati a questo punto... Praticamente sì. Sì, arrivati a questo punto i Cyberground sanno di avere in mano la partita e devono solo trovare il modo di non perderla da sé, perché se la perdono la colpa a questo punto è solo la loro. E infatti è il motivo per il quale i Cyberground vogliono sfruttare un pick isolato per assicurarsi poi quello che è un drago maggiore. Infatti qui l'aggressione su Ponti, non stare attenti, radenza cosmica, i danni sono lato Cyberground. Lisk facile uccisione con i suoi dardi d'argento. Ora insieme ad Aatrox si lancia in avanti lo stesso Dragoist per assicurarsi almeno lo stun sulla backline. Arriverà la doppia uccisione sempre da parte di Lisk. L'intervento poi in tripla per questa Vayne on fire, mentre Raze chiude facilmente su Stonger. Ottimi sui giochi di gambe, ma è pur sempre da solo e poco può fare. Volano i e flash. Per quanto si diverta a muoversi, arriverà infine la condanna, e in tutti i sensi, per quella che è una carneficina. C'è la carneficina, c'è anche l'Elder Drake, ma credo che i Cyberground abbiano voglia di tutto. Vogliono chiudere. Tranne che di quel Drake. Di conseguenza, eccoli, li vediamo direttamente su due inibitori. Cade il primo, cade il secondo, sta per cadere quello di Aatrox, e adesso rimangono solo le torri dell'inibitore. Perdonatemi, le torri del Nexus a impedire la vittoria di questo torneo ai Cyberground Gaming, ma sembra che sia solo questione di secondi, perché i timer sono sì, ancora abbastanza alti e i Cyberground si stanno portando pochi colpi. Ormai Outplayed sanno che è finita per i Cyberground Gaming. La vittoria di questa finale del Road to PGNATS Staff Rumble, e GG se non fosse che continuano a trottolellare, a combattere teletrasporti. Credo che sia una degna conclusione con gli ultimi attacchi. Sì, il mio paragone con il G2 sembra essere sempre più accurato. GG che partita! Che partita con, come stavo dicendo, degli equilibri, un equilibrio sottile fino a un certo minutaggio. Poi però, per fortuna, diciamo che nel momento in cui Aatrox
si è fatto trovare più volte isolato, questo ha dato modo ad Outplay di riprendersi. Sì, Tralasciamo esatto. ovviamente il discorso delle 800 uccisioni su Pencil e su Nautilus sempreverde. Tolto questo però, dall'altro lato poi quando Aatrox si è unito all'intero team, non si sono più isolati o anche solo divisi, si è sentita la forza brutta di questi Cyberground. Sì, questo di sicuro, perché quell'Aatrox forte del suo enorme vantaggio che non è andato scalando con il tempo, perché abbiamo visto che a un certo punto il numero delle sue kill si è fermato per lasciare spazio a qualche morte di troppo, secondo me. Però comunque sì, abbiamo visto che dalla sua grandezza, dalla sua potenza, è riuscito ad unirsi nei teamfight delle fasi più avanzate della partita e a dare quell'apporto che Aatrox deve dare in un teamfight, ovvero qualsiasi cosa. Lui ti dà danni, lui ti dà frontline, lui si cura con qualsiasi spell, lui in questo caso aveva un'anima oceanica che gli aggiungeva una percentuale di Vero. rigenerazione che era assolutamente improponibile, insomma, era difficilissima da affrontare. E quella Vayne, quando è riuscita ad attivarsi, come dicevamo, grazie al sapiente lavoro di Lisk in questo caso, ha preso diverse uccisioni, una doppia, una tripla. Abbiamo visto comunque sia gran parte del merito degli ultimi teamfight è stato il suo, specialmente perché potenziata e forte del buff del barone, quindi della mano del barone. E quindi ecco, hai creato la ricetta perfetta per portare a casa la vittoria di un torneo come questo Staff Rumble. Wow, e così quindi si conclude anche questo incredibile evento targato PG Esports, un evento che come dicevamo voleva incontrare, strizzare l'occhio un po' a delle scene goliardiche, a delle baruffe, delle rumble nel fango e così in parte ci è riuscito dando comunque anche modo di divertirsi e di vedere anche un po' gli staff stessi dei team che ricordiamo hanno partecipato. Detto questo però sì, siamo alle fasi conclusive, siamo alla conclusione per quella che è a conti fatti la vittoria. Da parte di Cybergron Gaming vi ricordiamo come sempre di seguire su tutti i canali social PG Esports perché manca poco ormai, il PG Nation Summer Split 2020 sta per tornare. Questo era un antipasto che ovviamente ricorda sì vagamente il PG Nations, ma quello che ci attenderà poi nel campionato del Summer Split è di ben tutt'altra levatura. Ma detto questo, Daddy Noise da Ace Roxas e da PG Esports, vi auguriamo una buona serata.